Se l'amore fosse un gioco egoista, un maledetto dubbio senza risposta, una coscienza che in un bacio si è persa, per ritrovarmi sola dentro, sola dentro. A Videotalk con grande piacere diamo il benvenuto a Barbara Luna. Ciao Barbara. Ciao, buongiorno a tutti. Pronti a raccontare questi fiori d'inverno, che è anche bello, perché si parte subito con un, così, un dal punto di vista simbolico, i fiori regalano sempre un sorriso, insomma. Vero, vero, ma in inverno sono delle rarità. Brava, e soprattutto qui invece si racconta di una situazione che non è proprio tutta rose e fiori. E fiori. Esatto. Infatti io fiori d'inverno la vedo più come un fiorellino lì abbandonato solo. È una situazione che, insomma, inevitabilmente si parla d'amore, c'è cioè una situazione difficile, no? Che esatto, sì. Non coincide. Questo nasce da un sentimento comune. Da dove arriva questa ispirazione? Ma in realtà con Thomas quando abbiamo deciso di collaborare, ci siamo chiesti che tema affrontare, e ovviamente, come sempre, è un tema d'amore. E quindi io mi sono messa a scrivere questa cosa, che mi è piaciuta scriverla perché mi piacciono molto alcune frasi. E in questo caso non è autobiografica, però so che certe situazioni possono essere pesanti, quindi a volte ci si ostina a vedere il bello quando in realtà poi di bello c'è poco, e a volte ci si confonde anche. Uno pensa di essere innamorato o preso di quella persona, in realtà in quel momento si ha solo bisogno di avere qualcuno accanto, e poi alla fine ti rendi conto che è meglio star soli. E lui ha scritto anche la sua parte, e lui ha parlato di una sua storia passata, quindi lui è un pochino più autobiografico. E poi non è mai stata colpa tua. L'amore non ha colpevoli, ma solo complici. Forse questa è l'ultima bugia. E se l'amore fosse un gioco egoista, un maledetto dubbio senza risposta, una coscienza che in un bacio si è persa, per ritrovarmi sola dentro, sola dentro. Dal punto di vista dell'esecuzione, questa è la tua prima collaborazione, non avevi mai fatto niente? Esatto, sì, non avevo fatto. Come è stato l'incontro con Cherè? Ci siamo incontrati e conosciuti quando eravamo a Bologna, perché abbiamo partecipato a un contest, a un talent, The Coach. E quindi poi la cosa è nata cosa. Come sempre succede, in effetti, quando magari senza cercare certe situazioni si incastrano nel migliore dei modi, anche se non sono state cercate, no? A me di lui piace tantissimo il modo in cui esprime certi concetti, e adoro il rap, per quello che ho deciso di fare una collaborazione con lui. E poi penso che abbia una voce molto calda e profonda, e lui, benché molto giovane, esprime delle cose davvero, davvero importanti, secondo me. Molto bravo. Come spesso accade per diversi artisti, hai iniziato a fare musica sin da bambina, giovanissima, quindi si può dire che era una strada già tracciata, sì. dalla tenera età. E poi c'è stato però un periodo di pausa con un ritorno, no? Esatto. Quando è mancato mio papà, stavo proprio ricominciando in una buona strada a far musica, nel senso che avevo trovato un autore e mi piaceva molto, ma con la malattia di mio padre mi sono spenta. Io, quando succede qualcosa, mi spengo e mi allontano, e questa cosa mi ha tenuta via dalla musica per 6-7 anni. Non riuscivo neanche a ascoltarla, e infatti ho detto: ma cosa ci trovavo di così bello nel cantare? E questo fa parte un po' del mio carattere, di chiudermi e non voler più vedere nessuno e rinnegare. Poi sono stata a Sanremo, proprio nel pubblico, diciamo, e durante il festival, ed è stata una bella emozione, nel senso che comunque vedi tanti artisti e lì dici, quello è il mio sogno, quindi irrealizzabile, quindi madonna, okay. Io ho detto, ma quasi, quasi, forse potrei ripetere.
messaggi. Ma sai che non è poi così male cantare, anche la musica è bella da ascoltare. C'è stato questo ricontagio musicale. Mamma mia. E così ho ripreso, benché difficile, perché io non facevo più niente, quindi mi sono ritrovata non come quando ero piccola, no, proprio sottoterra, cioè qui avevo dei dolori incredibili, non riuscivo a terminare una canzone, ma neanche a metà. Per fortuna il mio insegnante di canto, che è Roberto Tiranti, non mi ha fatto accorgere di nulla, mi continuava a dire no, ma tutto bene, ma tutto bene. Poi dopo 6 mesi mi ha detto sei migliorata, ma all'inizio ti giuro che ho detto non ce la farà mai, ma non glielo dirò mai, io ci provo, e mi ha fatto un miracolo. Della serie una resurrezione a tutti gli effetti, insomma. Sì, come, grazie, come da, la mia cura, come un, la mia un miracolo. E se l'amore fosse un gioco egoista, un maledetto dubbio senza risposta, una coscienza che in un bacio si è persa per ritrovarmi sola dentro, sola dentro. E se l'amore fosse questa ingiustizia, una promessa che ha rubato il mio tempo, una scintilla che diventa un inferno. Sei di Genova e hai scelto quella location per il video, no? È una visione dall'alto. Sì, la scelta il mio videomaker, perché lui è molto creativo. E, è bello, lì è un bel posto e quel giorno era una giornata bellissima e c'era anche vento, quindi insomma era idonea per i temi trattati. E in effetti, dicevo, sei di Genova, è una piazza che ha un certo peso, no, dal punto di vista musicale. Sì, sì. Lì sono, è la patria di il famoso movimento cantautorale, non solo, che arriva da... quanto può essere importante avere una storia così alle spalle dal punto di vista del luogo in cui si è? Guarda, me lo chiedono in molti, su di me non ha avuto molta influenza, nel senso che so che Genova è vista, soprattutto immagino per De André, in un certo modo. Per quanto mi riguarda, essendo da poco io cantautrice, non ho mai avuto influenze di questo tipo. Sicuramente ora che sto vedendo anche alcune persone che scrivono e sono molto cantautoriali, noto che prendono molti spunti da lui. Anche una ragazza che conosco, anche il modo di cantare, di porsi, si sente che c'è la sua influenza. E lei è calabrese. Quindi, infatti, quando mi conosco molto bello, mi piace, io in tutte le forme d'arte si attinge dai grandi maestri, indipendentemente dal luogo di provenienza, no? Questo è abbastanza un classico. Parlavamo non della oso toccare. Ti tieni a debita distanza. Esatto, guarda e osservo, ascolto. Che è poi perfetto, è quello che bisogna fare comunque. Abbiamo parlato di una pausa, adesso hai ripreso, so che stai lavorando a un progetto con più singoli, no? Sì, va bene, sono usciti già un pochino di singoli e questo mi piace molto, perché devo dire che quello precedente a questo è piaciuto, ma questo forse per la collaborazione sta avendo un pochino più di successo, tra virgolette. E quelli che usciranno sono 3 singoli. Uno parla di mia mamma ed è una canzone un pochino meno radiofonica. Un'altra parla di come ci si sente quando si sogna, nel senso proprio vero del sogno quando si dorme, ed è un pochino più estivo. E poi c'è un altro pezzo che sto scrivendo adesso, è quasi completato, però non posso dire niente al momento perché è nel mio cuore. Riservo assoluto, e poi vuoi togliere l'effetto sorpresa, ma quando non si spoilera nulla. Allora, noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e alla prossima. E grazie mille. Ciao.
Ciao. Se l'amore fosse un gioco egoista, un maledetto dubbio senza risposta, una coscienza che in un bacio si è persa, per ritrovarci soli dentro, come fiori d'inverno.